Buonasera a tutti, grazie per essere venuti. Do il benvenuto al maestro Muti a Palazzo Chigi e quest'oggi presentiamo uno degli eventi più affascinanti e prestigiosi del programma del centenario della Grande Guerra, che è appunto il concerto del maestro Muti che vi illustrerà il presidente Marini. Ringrazio anche il ministro Franceschini e l'assessore alla regione Friuli Venezia Giulia per la presenza. Vi lascio solo una battuta: è un'occasione importantissima quella della presentazione del concerto del maestro, non solo per ricordare come eventi di questo tipo debbano essere eventi culturali, ma anche che ricordano il valore della nostra memoria, ed è per questo che insieme alla presentazione del concerto di oggi presenteremo la settimana prossima anche una serie di lavori per il restauro del monumento e anche per una serie di lavori che interesseranno le scuole, interesseranno le attività scolastiche. Sarà oggetto di una conferenza stampa con la Presidente Serracchiani sui restauri del Re di Puglia e del museo annesso. Lascio invece subito la parola al Presidente Marini, al quale chiedo di illustrare tutto il programma del concerto. Grazie. Grazie Luca. Vorrei dire che da un po' di tempo la preoccupazione, io ho sempre avuto il dono della sintesi, me lo riconosco da solo. Arrivato adesso, passa il tempo, diciamo così, molto velocemente, allora mi pongo sempre questo problema, sarò breve lo stesso. Allora, noi innanzitutto ha salutato il maestro Muti per questa straordinaria apertura la vogliamo chiamare celebrazione, qualcuno dice no, ma noi non celebriamo mica la guerra, il ricordo di questa tragedia, di questo avvenimento di rottura nella storia dell'uomo, perché cambiò tutto, cambiò la natura della guerra, fu la guerra globale. Poi la seconda, che è stata un'appendice della prima, in vent'anni fece un enorme passo in avanti nel trovare gli strumenti peggiori per, oddio, visti da una certa parte uno può dire migliori, per me peggiori, insomma, per aggravare questa situazione. Il Comitato per le grandi ricorrenze nazionali oggi alle prese con questo grande problema che durerà fino al 18. Abbiamo avuto da parte del Parlamento italiano e del Governo uno sforzo anche relativo per com'è la situazione italiana, anche relativo alle disponibilità degli altri paesi, che da 14, come faremo noi, perché il dramma toccò tutti gli anni, da 14 al 18, noi ci trovammo schierati con la decisione nel 15, ma partiamo anche ora, tant'è vero che parteciperemo anche il 28, che fu il giorno dell'assassinio a Sarajevo, saremo lì anche noi assieme agli altri per aprire a livello europeo questa, ricordare questa enorme questione. Allora, noi abbiamo aperto questo nostro programma che intanto abbiamo definito per il 14, con una scelta praticamente che è, insomma, sono due iniziative, che quella del 6 con il maestro Muti a Re di Puglia, il sacrario più grande italiano, 100.000 caduti sono lì, con il Vittoriano, perché è stata una guerra. Noi l'abbiamo anche vinta, abbiamo avuto 600.000 giovani caduti, e quindi il rispetto, l'onore a chi è caduto per la patria è il primo passo. Poi ci sono altre cose, faccio un piccolo cenno. La prima iniziativa è stata qualche settimana fa, è aperta fino a tutto luglio, la mostra al Vittoriano, una mostra con una documentazione straordinaria, la domenica c'è la fila per andare a vedere, l'abbiamo arricchita con 40 foto della guerra di montagna. La guerra italiana fu dal Carso all'Adamello, attraverso il Pasubio, la Marmolada, quindi solo in Italia ci fu, la guerra in Francia fu peggiore di quella italiana, se si può dire peggiore, fu peggiore per i caduti, per
gli scontri che ci sono stati, ma la guerra italiana è stata sulle montagne, a 3500 metri si combatteva, e lì trovate queste 40 foto di un fotografo bravo che si è arrampicato su per fotografarle, stanno in una parte del Vittoriano. Questa è la prima cosa. La seconda, questa cosa che abbiamo posto come nostro rapporto internazionale, sono invitati i capi di Stato almeno dei paesi che confinavano con noi, e quindi Croazia, Slovenia, Austria ed altri saranno lì, il Presidente della Repubblica Italiana sarà lì, e c'è questo requiem di Muti, di Verdi, che sarà un grande avvenimento. La radio, la RAI darà, se non mi sbaglio, la diretta televisiva, quindi poiché c'è, noi riscontriamo un grande sentimento di coinvolgimento sui problemi della guerra, della grande guerra in Italia, ci sarà un avvenimento che fa partire questa cosa. Il primo passo è questo rispetto per i nostri caduti, che doveva essere Vittoriano e Re di Puglia. Muti, già ho letto qualcosa, ci fa sapere, lui fa una cosa per i caduti di tutte le guerre, ed è, secondo me, insomma, io mi sento di condividere questa affermazione, il che vuol dire, perché il primo concetto che vorrei porre qui velocemente è questo: noi ricordiamo la guerra, ma anche se scoppiò per la debolezza, diciamo, l'opportunismo dei gruppi dirigenti, mille giochi politici, in un momento in cui l'Europa, dopo 40 anni di pace, dall'870 al 14, di più, esplodeva. Le grandi città, Berlino, Monaco, Vienna, anche l'Italia era coinvolta, correva la tecnologia, correva l'arte, correva l'industrializzazione, correva il miglioramento delle condizioni anche culturali. Da noi nel 12 passammo da 2 milioni di votanti a 9 milioni di votanti, quindi insomma si rafforzava questa cosa, poi cademmo in questo terribile baratro. Accanto a queste due iniziative ve ne segnalo un'altra che è già partita e che cerca i ricordi di questa guerra dal Carso all'Adamello, le trincee, dove lì andarono molti nostri milioni di giovani, si sono scontrati e sono caduti, e la chiamiamo, però anche noi come comitato abbiamo deciso di dire: questa è la strada della pace. Intanto il Consiglio Nazionale delle Ricerche, l'Associazione Nazionale Alpini, non è da un modesto tenente degli alpini come me un inchino all'arma, ma perché loro hanno gli strumenti per camminare, conoscono lì anche paese per paese chi li può portare, e lì stiamo cercando, CNR, noi, la struttura di missione di questa Presidenza del Consiglio, quello che possiamo fare sono 500 e più chilometri, ma dei pezzi si potranno riportare alla luce, servono ai giovani, servono all'insegnamento, servono a far venire gente, anche ad un turismo culturale in quella direzione. Facciamo altre cose, col cinema, Olmi, è già pronto il film di Olmi, Ritorneranno i prati, se non sbaglio il titolo, andrà a Venezia, c'è un bel lavoro dell'Istituto Luce, c'è una nostra aspirazione che è quella di dire: ma è la guerra delle quattro regioni su, perché si è combattuto lì, arrivarono fino al Piave quelli che sfondarono a Caporetto, ma lì si fermarono per nostra fortuna e per la tenuta dei nostri soldati, malgrado qualche giudizio sbagliato su Caporetto che al nostro interno dell'Italia fu fatto. Si fermarono lì, c'è Friuli, Venezia Giulia è qui con noi perché Re di Puglia è lì, ma anche le altre regioni. No, questa è una guerra che ha fatto l'unità d'Italia, sulle trincee si è fatta, dopo 50 anni, un paese giovane noi, si sono trovati, lì c'erano, sull'altipiano di Asiago, che fu il primo punto con la spedizione punitiva che fecero gli austriaci, lì si trovarono non solo gli alpini sull'Ortigara, ma si trovò la brigata Sassari sul Monte Zebbio, e sono state tra le battaglie più dure che ci sono state. Sull'Ortigara 15 battaglioni di alpini sparirono per questi attacchi alle trincee imprendibili che da una parte e dall'altra c'erano. Noi riteniamo che, abbiamo detto, anche noi aspiriamo
insomma, conoscere la guerra, poi alla fine io spero almeno che sia una spinta per la pace, perché è una tragedia immane. Se tutto quello che leggiamo riporta a condizioni straordinariamente dure, ad invenzioni lì per la prima volta, i primi sottomarini, il gas, i primi aerei, allora buttavano le granate dall'aereo, poi quello che, lo sviluppo che c'è stato, c'è stato. Il comitato vuole, ha questa aspirazione, ricordiamo la guerra, abbiamo tante iniziative, convegni, mostre eccetera in giro per l'Italia. Vorremmo fare 100 monumenti però, per non chiuderci nelle quattro regioni, Veneto, Friuli, Trentino e un pezzo di Lombardia, perché la Damello sta sopra, le montagne sopra Brescia, eccetera. E vorremmo dire, ma poi però nelle trincee c'erano tutti e i morti sono tantissimi, le fanterie erano i contadini meridionali e loro erano sempre in prima linea. Allora il Franceschini ci sta aiutando con la sua struttura a fare una cernita, una indagine sui monumenti in tutte le regioni italiane, dalla Sicilia arrivare su, monumenti ai caduti della prima guerra mondiale, le lapidi sono in tutti gli 8.000 comuni italiani, ma trovare questo in modo che noi, anche con il contributo dei comuni, ma come struttura di missione, come struttura che la, così, che guidata da Lotti, che ha la responsabilità di questa cosa, noi vorremmo anche dare una mano a rimettere in piedi, perché questi monumenti, come anche i sacrari, non è che sono tutti in ottimo stato. Noi vorremmo, di questi 100 monumenti, a partire dalla Sicilia a salire su, rimetterli in una condizione di coinvolgimento anche della gente che vede la cosa, e fare convegni, alcuni fatti dal gruppo di professori che lavora in questo comitato a titolo gratuito, sottolineo, e i professori potranno andare in giro a fare dei convegni noi nelle città sotto le quattro regioni, dove invece si parla già molto per loro iniziative e si lavora per questi obiettivi. Noi dovremmo fare 100 monumenti ricostruiti per dare il segno di questa unità del nostro paese. Mi fa ancora nessuno mi dice, l'hai fatto di tagliarmi, l'hai detto già, me l'hanno già detto, mi fermo. Ho dato quest'idea, ringrazio, credo, a nome, lo farà Lotti alla fine, lo faccio io, il maestro Muti, perché sarà una straordinaria apertura che coinvolgerà anche gli altri paesi, e noi vorremmo dare una mano con questi obiettivi che vi ho detto, straordinaria, a queste iniziative che faremo in tutta Italia. Grazie. Grazie Presidente. Grazie Presidente, passo la parola al Maestro Muti. Innanzitutto vorrei dire che la faccia appesa che vedete dipende dal fatto che io sono appena arrivato a Chicago, cioè sono sceso dall'aeroporto e sono arrivato qui, quindi un po' di stanchezza, adesso cercherò di sorridere un po'. Molto entusiasmo me l'ha dato il Presidente Marini e il Senatore Marini, perché mi fa piacere sentire questo slancio italico. Anche io ho sempre avuto questo slancio italico, e una volta, tanti anni fa, se uno aveva lo slancio italico veniva frainteso. È vero? Sì. Adesso tutti quanti parliamo di patria, di bandiera, di cose eccetera eccetera, una volta non si poteva neanche parlare, tant'è vero che io mi arrabbiavo quando, andando a Salisburgo dal 1971 in poi, non funziona? Mi devo avvicinare? Non si avvicina lui a me? No, no, siamo. E allora dicevo che nella mia gioventù, quando andavo al Festival di Salisburgo e attraversavo la frontiera, mi faceva sempre impressione il fatto che se si andava dal Brennero c'era la bandiera tedesca prima, se si andava da Tarvisio c'era la bandiera austriaca, ed erano bandiere immense che si muovevano al vento meravigliosamente. E si incontravano queste bandiere dopo aver lasciato il suolo italiano, dove c'era uno straccetto che non aveva neanche la forza di sventolare.
proprio una cosa, e io da meridionale, così che un po' come il senatore, così impulsivo, ho sempre criticato questa mancanza di italianità che spesso ci ha contraddistinto. E adesso che giro il mondo ancora di più e passo molto tempo negli Stati Uniti, questo senso appunto della italianità visto dal di fuori è ancora più tangibile. Cioè, noi siamo un popolo amato, però noi non amiamo abbastanza noi stessi. Noi siamo un popolo ammirato, ma noi non ammiriamo abbastanza noi stessi. E quindi io ho speso gran parte della mia vita anche sottolineando esecuzioni di musicisti italiani non ricordati, proprio per mettere in risalto la importanza del nostro paese dal punto di vista culturale. E ho sempre detto, da qualsiasi parte nel mondo, abbiamo dato le note, il nome alle note, vedi Guido d'Arezzo, no? Guido d'Arezzo da un salmo ha preso le prime sillabe e ha dato le note, U, tre, mi, fa, sol, la, si, eccetera. Abbiamo creato gli strumenti più straordinari, Stradivari, Guadagnini, Amati, Guarnieri, eccetera. E abbiamo inventato l'opera, la Camerata dei Bardi, in Toscana, ogni tanto qualcosa di buono si fa anche. Pure sì. Tante cose, il concerto grosso, Corelli, insomma, noi abbiamo inventato tante forme musicali che poi sono diventate dominio di tutto il mondo. E tutto il mondo lo celebra tutto questo e noi spesso ce ne dimentichiamo. Questo mi lega a portare ringraziamento e un senso di assoluta fiducia nel ministro Franceschini. Come dicevo in altra occasione, sia l'età, come dice le nozze di Figaro, l'età, ma in senso proprio, sia l'età che la mia posizione mi permette di lodare un ministro, dopo averne criticati tanti nel passato, non perché io debba fare carriera. Quindi sono al di fuori di ogni sospetto. E credo che il ministro sia la persona che adesso, insieme ai suoi collaboratori, stia dando un'indicazione che aspettavamo da molto tempo. Per esempio, ho letto, stando a Chicago, del Art Bonus, che è una cosa fondamentale, importantissima, e che apre una nuova visione di come operare dal punto di vista anche economico nel campo della cultura, e spero che questo si possa estendere anche alla musica, ad altre forme culturali, non solamente in una direzione, ma allargarlo. E credo che sia appunto nel proposito del Ministro. E noi abbiamo imparato tardivamente questo dagli Stati Uniti, sempre per anni io dicevo, ma come mai negli Stati Uniti ci sono le persone che danno istituzioni e questo e quest'altro in cambio di una, come si dice, un ritorno delle tasse, eccetera eccetera, e da noi questo non è possibile. Oggi si apre una porta. E proprio in questo senso devo dire che pochi giorni fa, proprio lo dico come esempio, signore di Chicago, il cui nome è Zell, Z-E-L-L, molto facoltoso, ha dato un regalo, non a me personalmente, nel mio nome, da dare all'Orchestra di Chicago, ma non da un'istituzione, da tasca propria sua privata, ed è della somma di 17 milioni di dollari. 17 milioni di dollari. Quindi questo credo, cioè non credo che in Italia noi possiamo pretendere che qualcuno, anche che se li ha e li può dare, anche volendo li può anche dare, c'è qualcuno che,
anche qualche soldo ce l'ha, è vero senatore? Credo di sì. Però decorò 17 milioni, ma qualcosa in meno. Quindi grazie Ministro come uomo di cultura italiano per questo che sta facendo. Passiamo adesso all'argomento di oggi. L'argomento di oggi mi porta ad alcune considerazioni. Primo, noi parliamo tanto in questo paese, i nostri giovani, bisogna aiutare i giovani, e i giovani, è una delle cose che mi danno più ai nervi, perché poi oltretutto io vado avanti negli anni, perché nessuno si preoccupa dei vecchi? No? Vorrei sentire anche i nostri vecchi, con lo stesso entusiasmo, no? Invece i nostri giovani, poi quando si va al fatto vero, i nostri giovani vengono dimenticati. Parlo nel campo musicale per adesso, perché non ho conoscenza se non attraverso i giornali di quello che sono le altre situazioni. Noi adesso facciamo una messa da requiem per una cosa di grandissima importanza, dove l'obiettivo non è solamente ricordare gli eroi, i morti. Ecco, tanta povera gente, lei diceva la fanteria, pieni di soldati del sud dell'Italia, che sono sempre stati in prima linea, anche loro. Ma diventa un ricordo attraverso la musica dei morti che sono morti per una guerra terribile, l'uno contro l'altro, e attraverso la musica noi mandiamo un messaggio di conciliazione, postuma, ma importante, di tutti quelli che hanno combattuto per un ideale o perché forzati a combattere, in ogni caso, perché non sempre poi l'ideale ha riso a tutti questi soldati e quelli che sono morti. Allora, per fare una cosa di questo genere abbiamo pensato di eseguire una messa da requiem. Il requiem di Verdi, ci sono tanti requiem, c'è il requiem di Mozart, c'è il requiem di Cherubini, il requiem di Brahms, eccetera, eccetera. Ma mentre per esempio il requiem di Brahms è un requiem per i vivi, un requiem che tende a lenire il dolore di chi resta, il requiem di Verdi è un requiem dei morti, per quelli che sono morti. Ed è straordinariamente nostro, tant'è vero che quando Verdi lo scrisse alcuni dall'altra parte delle Alpi non lo capirono, non capirono che l'italiano, il Mediterraneo, parla col Padre Eterno a tu per tu, no? Quando dice liberame Domine de morte eterna, e lo dice in tre maniere diverse, anche urlando il soprano, è perché dice tu mi hai creato e tu devi prenderti la responsabilità di liberarmi, no? E questo è fondamentale. Il nostro requiem non può essere capito da altri che hanno un rapporto con l'aldilà completamente diverso. Quindi il nostro requiem è un requiem dei morti per i morti, perché nel requiem sono i morti, nel requiem diverso sono i morti che parlano. Requiem aeternam dona, eccetera. Allora abbiamo pensato, chi far suonare? La prima cosa è l'orchestra Cherubini. L'orchestra Cherubini, che quest'anno mi pare, dov'è Antonio? Sì, non so, 10 anni quest'anno, no? È il decimo anno di vita. È un esempio, adesso mi rivolgo al ministro anche, è un esempio, se non parlo come De Mita adesso, è un esempio, vabbè, no, non volevo dire, no, perché... Sono già oltre la rottamazione, maestro. No, benvenuto, ma perché se io non correggo la mia meridionalità, devo stare attento, no, se non mi viene esempio. Allora, ecco. È un esempio del problema sempre dei giovani o non giovani. L'orchestra Cherubini nacque 10 anni fa perché io volevo dedicarmi ai nostri giovani e insegnare loro quelle 4 cose che avevo imparato dai miei maestri. Agli inizi, e alcuni dei giornalisti che sono qui seduti lo sanno e mi daranno ragione, questa orchestra ha fatto fatica a venire fuori. Si parlava
dell'orchestra di quel paese, dell'orchestra dei giovani di quell'altro paese, ammirati e genuflessi di fronte a queste compagini giovanili che venivano e vengono dal di fuori, e i nostri giovani dimenticati, abbandonati, ignorati. Io invece, che sono capatosta, sono andato avanti con l'aiuto del Festival di Ravenna e di Piacenza, che ha creduto in questa operazione, e siamo andati avanti fino al punto che a un certo punto il Festival di Salisburgo si è accorto che c'è un'orchestra di giovani in Italia a cui dare, come è successo, per 5 anni il Festival di Pentecoste per la valorizzazione dell'opera napoletana. E quindi abbiamo avuto a Salisburgo Alessandro Scarlatti, Hasse, Cimarosa, Paisiello, eccetera, 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 mentre Napoli dormiva, senatrice, non lei, Napoli, dove io sono nato, dormiva, non faceva niente assolutamente. E quindi Salisburgo l'ha fatto. Abbiamo sempre avuto una situazione in cui quelli dall'altra parte ci hanno preso in grande considerazione e in grande lode, e noi invece le abbiamo dimenticate. Tant'è vero che ho letto da qualche parte che una grande istituzione italiana, teatro d'opera intendo dire, non mi chiedete quale perché ho detto una grande istituzione italiana, e fra qualche anno eseguirà una bohème data a un'orchestra di giovani stranieri. Ora dico, la poema mi pare che sia di autore italiano, e abbiamo dei giovani che nel mese di agosto, invece di andare a fare, con tutto il rispetto della professione, i bagnini, i camerieri, col rispetto, ripeto, di queste professioni, dopo aver preso un diploma, e molto spesso col massimo dei voti, se ne devono trovare il modo di portare a casa la pagnotta, perché è vedere che i loro coetanei venuti da altra parte del mondo siedono in un importante teatro italiano a suonare la bohème. Questo è uno scandalo. Questo è scandalo, si chiama dalle mie parti. Allora, siccome queste cose le ho viste stando a Chicago, io quindi uno può dire, scusi maestro, ma lei è direttore dell'Orchestra di Chicago, ma lei è nata a Napoli, in via Cavallerizza Acchiaia 14, che cacchiarola c'entra con Chicago? No, io sono stato chiamato a Chicago per fare direttore perché qualche italiano in musica qualche cosa ha fatto, e anche una grande orchestra come Chicago ha preferito un direttore italiano. Ma qua si parla di compagine, di ragazzi che devono trovare il loro lavoro, ed è giusto che dopo aver fatto il conservatorio, aver avuto il massimo dei voti, devono trovare il lavoro. È un must, è un obbligo, perché il povero contadino della Calabria che fa sacrifici perché il figlio si prende un diploma e vede che il figlio ha preso il diploma col 10 e lode, e poi vede che non trova posto, e al posto del figlio viene uno dalla Groenlandia a suonare la bohème, dico per dire, uno si arrabbia anche, no? E poi viene meno l'amore per il proprio paese. Per cui la Cherubini sarà il centro, questi giovani nostri italiani, il centro di questa orchestra, che vedrà anche musicisti di 20 orchestre diverse, che sono, inutile che lo dica, dai Berliner, ai Wiener Philharmoniker, Chicago, eccetera, eccetera, che si uniranno, faranno corona intorno ai nostri giovani, che costituiranno il cuore di questa grossa, grande orchestra. Per cui anche la presenza, quindi, per cui della Germania, degli Stati Uniti, della Francia, eccetera, 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 dell'Inghilterra, messi tutti insieme, saranno l'espressione di una coralità musicale per eseguire una messa di liberazione e di pace del nostro più grande musicista, nel sacrario più importante del nostro paese, dove naturalmente senza nome 100.000 soldati hanno dato la vita per la nostra libertà e per il nostro benessere, quindi, perché libertà significa benessere, e molti di questi saranno rivoltati nella tomba nel corso dei decenni. È vero che è facile parlare, perché poi chi deve fare, voi uomini politici, è un altro discorso, perché per noi è la terza volta che cade, no, la seconda, scusi.
Signorina, come è? Si vuol far notare? No, la noto benissimo. Quindi l'altro discorso, e chiudo, ed è un discorso che ho fatto mille volte, e pochi giorni fa, adesso vi do delle arie, ho avuto a Chicago una laurea ancora della Northwestern University di Chicago, che, come voi sapete, è una delle 10 più grandi università statunitensi. E ho avuto l'onore di dover fare io il discorso a 20.000 studenti che si sono laureati. E guarda caso, tutta la cerimonia è avvenuta nello stadio di football americano, che è proprietà ed è nel campus dell'università. Pensi come siamo messi, no? Vabbè, è chiaro che ci sono delle differenze. Io, per esempio, nel Conservatorio di Milano, di Napoli, quando attraverso i corridoi, e penso che in quel corridoio i piedi li ha messi Mercadante, Paisiello, eccetera eccetera, mi interessa più un conservatorio di questo tipo che un conservatorio dove ci sono tappeti, pianoforte a gran coda, bar, whisky, cose eccetera eccetera. Preferisco il nostro mondo. Però dall'altra parte bisogna anche trovare un punto di equilibrio tra le due cose. E nel discorso che io ho fatto ho sostenuto ancora l'importanza della musica come elemento di coesione nel mondo. Nel mondo, perché la musica, non esiste la musica positiva e la musica negativa, non esiste la musica che porta dei messaggi, la musica non porta messaggi, la musica è bella o è brutta, risveglia sentimenti, ma non è che è stata usata malamente da dittatori infami che hanno travisato o hanno usato malamente Bruckner o Beethoven, certe volte anche i nostri autori, vedi Respighi, che poveretto per anni è stato considerato come una specie di... Sta annoiando, signorina? No, ho visto uno spadiglio proprio... Sì. Chiudo, non si preoccupi, la lascio... Sì. L'importanza della musica, tutti i nostri concerti dell'amicizia, da Sarajevo, eccetera, come voi vedrete nella vostra cartella, hanno avuto la possibilità di mettere insieme i nostri musicisti italiani insieme a musicisti di religione, cultura, lingua, colore della pelle diversi, sedersi vicini, senza presentarsi neanche, ma sedersi vicini e sentire, tra virgolette, nello stesso modo. Alla fine persone che non avevano mai comunicato, e di religioni, che sono certe volte questi gli estremismi della religione causa di tanti disastri, si sono trovati insieme, hanno discusso, hanno fatto amicizia, hanno intessuto rapporti nel nome proprio del sentimento attraverso la musica. La musica, prima parlavo con chi parlavo? Si parlava di Dante. No? E allora del paradiso, con lei, ecco, non la vedevo lì, del paradiso di Dante. Dante nel paradiso, siccome il padre Dante si è occupato di tutto, se uno va a vedere, si è occupato nel paradiso anche del significato della musica. Cioè la musica è rapimento, non è comprensione. Non è comprensione. Io come musicista capisco la forma di una sinfonia, l'armonia, il contrappunto, la dinamica, cioè gli elementi concreti di una scrittura, ma la comprensione non esiste, perché c'è al di là delle note un mondo che è l'universo, che è intangibile, non si può chiudere tra le dita. E non lo possiede nessuno, anzi può essere che uno che non sa niente, niente, niente di musica vada in una sala di concerto e riesca ad avere delle emozioni che il più grande direttore d'orchestra del mondo non riesce ad avere in quella misura.
infatti credo che sia il canto quattordicesimo del Paradiso, che dice a un certo punto, dice come, adesso voglio fare un'espressione, chiudete la televisione, è come giga ed arpa in tempra tesa di molte corde fan dolce tintinno a tal da cui la nota non è intesa, così dai lumi che lì m'apparinno s'accoglieva per la croce una melode che mi rapiva senza intender l'inno. Quindi la musica, Dante viene rapito da questa melodia attraverso la croce degli spiriti beati, senza intender l'inno, perché non si può comprendere. Per cui quando uno va a teatro e c'è il famoso esperto, no? Dice, quello è un intenditore. Generalmente l'intenditore di musica è bianco, esangue, con gli occhiali neri e vestito di nero, rasenta i muri del teatro, perché lui intende, lui comprende, ed è il terrore di tutta la povera gente, dei poveri ragazzi e dei giovani che si vogliono sedere e dice, oddio, forse io qua non è il mio posto perché quello lì, guarda com'è fatto, quello capisce. Tutto questo bisogna smontarlo. E i nostri ragazzi, i nostri giovani, i nostri musicisti sono non inferiori agli altri e hanno poi questa carica di luce italiana che noi dobbiamo riportare e dobbiamo, porca miseria, sottolineare il più possibile. Dunque, io ho detto, poi dopo dirigere il Requiem e poi dopo vedremo, o lo dirigo bene o lo dirigo male, quello poi si vedrà al momento, va bene? Ho chiuso. Grazie. Grazie mille maestro per la presentazione, grazie anche per il fatto di essersi allargato nel ragionamento generale. Passerei la parola al ministro Franceschini, allora, chiamato anche in causa dal maestro. Grazie. Veramente poche cose dopo le cose bellissime che ci ha detto il maestro Mutti. Mi pare davvero che questa serata sarà una serata straordinaria in cui stanno insieme molte cose. La memoria è davvero, 100 anni dopo c'è da pensare quanto è cambiato il nostro mondo, come l'Europa era stata dilaniata dall'inutile strage e come 100 anni dopo l'Europa è diventata improvvisamente piccola nel mondo globale, come sia diventata la nostra inevitabile dimensione del futuro, perché ogni cosa di questo secolo la dovremo sempre più necessariamente affrontare in una dimensione europea, non più in una singola dimensione nazionale. E questa iniziativa, come ha detto il maestro Mutti, davvero la dimostrazione ancora una volta di come la musica può unire, in questo caso è anche molto bello come unisce di qua e di là dal Mediterraneo, che ormai è un piccolo lago tra popoli che vogliono costruire un futuro sempre più comune, e simbolicamente anche il fatto che nell'orchestra Cherubini siano presenti tanti musicisti o maestri o giovani di altri paesi dà davvero questa sensazione di come la musica può unire ciò che è diviso. Poi perché l'orchestra Cherubini? E io davvero penso che una delle cose che noi dovremmo fare questo è uno dei doveri della politica, investire su quel patrimonio straordinario di talenti che escono ogni anno dalle nostre conservatori, dalle nostre università, dalle nostre facoltà che abbiamo immaginato nel mondo della cultura come un veicolo per creare nuovi talenti e che sono quasi troppo spesso costretti invece a usare la loro laurea per andare a fare i camerieri a Parigi o Londra o cercare altrove il modo di realizzare la propria vocazione. E questo è davvero lo spreco dell'arma, della forza più fondamentale che l'Italia ha sempre, quando ha saputo utilizzare, ha utilizzato diventando vincente, essendo davanti agli altri paesi, quando ha puntato sulla creatività, la fantasia, i talenti, dal Rinascimento in poi. E quindi davvero questa serata è una prova di tutte queste cose messe insieme. Poi perché il Requiem sarà diretto dal maestro Mutti, che più va, più gira il mondo e più scopre la sua italianità. Anche in qualche caso, in privato, lo manifesta anche più duramente che in pubblico, anche, diciamo, una certa rabbia, perché più ci si allontana,
e più si vedono le straordinarie potenzialità che ha il nostro paese se sa investire su se stesso, e invece la rabbia di non vederle utilizzate fino in fondo, che è poi quello che a me in questi mesi è capitato più volte di incontrare nelle parole di tutti uomini di governo o comunque personalità di altri paesi che guardano l'Italia pensando esattamente e capendo molto bene fuori dai confini nazionali quello che noi invece non abbiamo capito. La politica di ogni colore, mi sia consentito di dire, non ha capito negli ultimi 20 anni, cioè che questa è la nostra vocazione, che investire sulla cultura, sui talenti, sulla conservazione del nostro patrimonio, ma anche sul futuro, è davvero una condizione non soltanto per, come dire, conservare bene la memoria e la preziosità del patrimonio che ci hanno lasciato le generazioni che sono venute prima di noi, ma è anche un modo per rendere l'Italia vincente nella competizione globale, in un secolo in cui ogni paese dovrà individuare una vocazione e su quella vocazione provare a reggere la sfida della competizione globale. E l'arma che ha l'Italia è esattamente la bellezza, la storia, il patrimonio, la creatività, la fantasia e i giovani e i nostri talenti. Questo è quello che dobbiamo fare in tutti i modi. E il maestro Muti ha interpretato molto bene il senso di quella norma Art Bonus che noi abbiamo messo come un'opportunità ma anche come una sfida ai privati italiani, alle grandi imprese, alle piccole imprese, ai mecenati che oggi non hanno più alibi. Noi avremmo bisogno di tanti signor Zell, ma anche per molto meno. Adesso lo strumento c'è, siamo in una stagione complicata per le risorse pubbliche, abbiamo un patrimonio straordinario su cui da investire, da difendere, da salvare e da valorizzare, e abbiamo bisogno di aggiungere alle risorse del pubblico anche risorse del privato, e con questo incentivo fiscale del 65% che ci mette finalmente per una volta davanti a tutti i paesi europei, abbiamo davvero lo strumento e non ci sono più alibi. Che sia una donazione di 100 euro, che sia una donazione di 18 milioni di euro, 17 milioni di euro, c'è un incentivo fiscale che non c'è mai stato e che ci mette in condizione di integrare il pubblico privato, sapendo che gli aiuti dei privati non sostituiranno mai l'intervento del pubblico, data la vastità del nostro patrimonio. E io credo, perché condivido quello che ha detto il maestro, questo è un primo passo, è veramente un passo molto lungo, però dovremo pensare anche via via di costruire incentivi anche per le attività culturali, non soltanto per il recupero o il restauro del nostro patrimonio, dalla musica a tutti gli altri campi in cui si manifesta la creatività. Ecco, io penso che si debba il privato aggiungere, ma chiudendo definitivamente, come è stata chiusa almeno in questo governo e nel governo precedente, la stagione dei tagli. Io ho guardato i dati, ho deciso, assumendo la guida di questo Ministero, di non fare le lamentazioni, perché serve a poco lamentarsi, bisogna guardare avanti. Però davvero il numero dei tagli alla cultura dal 2000 ad oggi, quindi si sono alternati vari governi e in misura diversa, è veramente una cosa impressionante. Abbiamo detto è sbagliata, io condivido, non parliamo più di petrolio, che la cultura è il nostro petrolio, perché il petrolio è un bene che inquina, che si consuma, non va bene, però possiamo dire che la cultura è il nostro ossigeno, e che è l'ossigeno per le nostre menti, ma è anche l'ossigeno per la nostra economia se sappiamo investire sulla cultura. E quindi, come dire, bisogna chiudere la stagione dei tagli e metterci una stagione di nuovi investimenti, anche in settori nuovi, anche nei settori come l'arte e l'architettura contemporanea, perché anche il Colosseo è stato arte contemporanea, anche il Requiem di Verdi è stata musica contemporanea, e noi abbiamo un patrimonio di talenti, di creatività che non riesce a esprimersi come dovrebbe esprimersi fino in fondo. Quindi al fianco della conservazione della bellezza e dell'orgoglio della nostra storia, del nostro patrimonio, dobbiamo metterci anche un investimento sul futuro. Mi è capitato qualche giorno fa e vorrei ricordarla oggi. Siamo in piena crisi economica, è vero, siamo ancora in crisi, stiamo combattendo contro questa crisi economica, è vero, dobbiamo combattere contro questa crisi economica, ma allora usiamo quelle bellissime parole con cui Winston Churchill trattò molto male le persone che erano andate a proporgli di finanziare lo sforzo bellico tagliando risorse alla cultura. Li guardò e disse molto semplicemente: allora per cosa combattiamo? Ecco, io vorrei che fosse questo il nostro approccio: combattiamo contro la crisi, ma investire sulla cultura significa combattere per quello che faremo dopo.
Grazie Ministro, non so se l'assessore Torrenti... Brevemente, il fatto che il microfono, ecco, grazie. Il fatto che il microfono fosse caduto dal segno della necessità di rapidità, no, a me restano i ringraziamenti in realtà, la gratitudine nei confronti del maestro, la gratitudine nei confronti di Ravenna Festival di aver pensato questa straordinaria iniziativa. Il ringraziamento alla RAI che è un partner indispensabile per dare volume e dare dimensioni ovviamente a questa situazione, e diciamo cosa chiediamo in cambio di questi ringraziamenti. Chiediamo quello che già oggi si configura bene, cioè riuscire a trasmettere un'emozione, perché per la nostra regione, che non dimentichiamo che con 565.000 morti, tutti morti lì, non è motivo di vanto, è motivo di tragico ricordo. Ecco, però diciamo questa guerra che per i nostri ragazzi sembra quasi la prima guerra punica, lontana mille anni, non lontana invece diciamo due generazioni. Ecco, crediamo che questo tipo di interventi che possono trasmettere un'emozione vera, forte, cioè possono essere proprio qualcosa che riunifica un'area, quella della Mitteleuropa, quella che ha combattuto una contro l'altra. Io ho due nonni, uno di qua e uno di là, della prima guerra mondiale, diciamo, quindi in un momento in cui di riunificazione e pacificazione che per quanto diamo per scontata, ma va sottolineata giorno per giorno. Grazie. Grazie assessore. Io estendo i ringraziamenti anche a tutta l'unità di missione per il lavoro svolto nell'organizzazione del concerto e non solo, ma delle altre attività del centenario, e lascio la parola a voi per le domande, se ci sono. Altrimenti. Prego. Salve, io sono Fabio Napoli dell'agenzia stampa Public Policy. Visto che oggi si è parlato spessissimo del Art Bonus, ecco, mi chiedevo se il ministro Franceschini aveva già ricevuto qualche offerta in questo senso. Grazie. Beh, no, non ricevo io offerte, non sono il soggetto che deve ricevere le offerte. Ho riscontrato un interesse in molti ambienti e mi risulta che, siccome sapete che il sistema è molto diffuso, nel senso che consente anche di fare donazioni ai comuni o agli organi periferici dello Stato, ci sono contatti in corso, ma non... Io penso che, ed è una cosa che faremo, di dare molta trasparenza alle donazioni che arriveranno, come previsto dalla norma, in modo anche che si veda chi ha donato e chi non ha donato. Se non ci sono altre domande, auguro a tutti buona serata e ringrazio ancora il maestro Muti per la presenza. Buonasera.